L'intelligenza artificiale è usata sempre in maniera maggiore per prendere decisioni. Devo andare da casa al lavoro, scegliere la strada, scegliere qualcosa da comprare, scegliere cosa leggere. Prende le decisioni al nostro posto. Per questo, tra intelligenza artificiale e diritto costituzionale c'è un legame originario, perché il diritto costituzionale si occupa della libertà, protegge la libertà dai poteri, sia quelli istituzionali che quelli privati. Dunque oggi il problema che si pone è proprio questo, cioè che sfera di libertà ancora è garantita alla persona nel momento in cui la persona decide di affidarsi sempre di più a questa tecnologia per decidere. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti, è un'occasione di libertà, è un'occasione di potenziamento delle nostre capacità, ma ci sono dentro anche dei rischi e questi bisogna osservarli, limitarli e se del caso regolarli. Il diritto è percepito come un limite da chi non conosce la cosa che è regolata. Ricordiamoci sempre che il diritto sopperisce all'ignoranza. Se noi sapessimo come usare certe macchine non ci sarebbe bisogno di una limitazione. Se noi sapessimo come usare certi strumenti non ci sarebbe il problema di regolare cosa succede se uso male lo strumento. Il diritto compensa sempre un vuoto di educazione, di conoscenza, di digitale, di alfabetizzazione digitale. Per questo è vero, il diritto spesso è percepito come un limite, ma è percepito come un limite nel momento in cui non si conosce bene lo strumento che si vuole usare. Perciò, per uscire da questa idea, l'unica alternativa è maggiore cultura, maggiore informazione, maggiore educazione. Chi è colto, chi conosce ciò che usa, non ha paura delle sanzioni.